felice. Sono felice perché io amo teatro e a Bologna abbiamo la fortuna che c'è un attore che è il teatro. È Giulio Pizzirani, qui di fianco a me. Sentirete, per chi non lo conosce, una voce bellissima, e la si riconosce anche a occhi chiusi. E posso dire che la tua vita è stata per il teatro? Ma assolutamente, perché lo faccio da 50 anni. Io non so se devo vantarmi di questo, ma io nella mia vita non ho mai fatto nient'altro che non il teatro. Cioè non ho mai fatto nessun altro lavoro. Ho cominciato a 21 anni facendo il teatro e sono sempre andato avanti. Oggi non so se quanti, non per esperienza, per bravura o per altro, quando ho cominciato io a fare il teatro lo si poteva ancora fare anche senza avere la concorrenza dei divetti della televisione. E oggi invece c'hai una concorrenza spietata, tu puoi fare un bellissimo spettacolo, proporlo a un teatro, però preferiscono il comicastro TV, scusate se mi esprimo in questi termini, preferiscono il comicastro TV a tu che fai uno spettacolo molto importante, che magari ci metti pure dei soldi pur di farlo, capisci? E quindi anche perché per vogliamo dire, per rimanere 50 anni sul palcoscenico in Italia bisogna essere dei combattenti e robusti anche. Sì, bisogna essere dei combattenti e robusti e riuscendo a farlo, avendo famiglia, avendo due figli che hai laureato, avendo una moglie meravigliosa, insomma bisogna combattere, però devo dire che erano anni in cui se tu eri... A me non piace dire dell'attore bravo, perché è un termine che si dice ai bambini. Dice un attore importante, un attore che sa fare il suo proprio mestiere, come lo sanno fare bene all'estero. Allora in Italia dobbiamo dire, sono attori professionisti che fanno questo lavoro. Gli aneddoti ce ne sono tanti in questi. Il mio amico Gianni Calavotti, che tu avrai conosciuto, no? È adorato. Adorato. Una volta l'ho visto in Minetti. È grandioso. Allora, ebbe questa espressione con me, che ero molto amico con Gianni, e per questa espressione che era a Parigi, non so che cosa rappresentava, uno spettacolo, non so con chi, no? E disse, e lui chiamava le persone, anche amicissimo, no, Vecia, Vecia. Allora, dice bene la signora, questo qui, e dice Vecia, ero a Parigi, al Boulevard Saint-Germain, beh, me vedo Jean-Louis Barrault con la Marguerite Renault, no? Non aveva la borsina della spesa di plastica, sono rimasto mel! Per lui era mitico, vedevano con la borsina della spesa, non era più niente, e invece gli attori sono questi, vanno a fare la spesa, grazie a Dio, mangiano. Tu hai fatto molti Goldoni. Parecchi, sì, parecchi, non parecchi. No, non è questo che ne hai fatti parecchi qua. Quali sono quelli che ti sono rimasti più vicino al cuore? Vicino al cuore senz'altro l'ultimo che ho fatto, quello che ho fatto con Glauco Mauri, che era il bugiardo di Goldoni, perché faceva un grossissimo personaggio coprotagonista con Mauri e facevo il dottore. E tu sai che io non sono un attore dialettale, io adoro la lingua italiana proprio, sono uno specializzato in questo. Però lì dovevo fare il dottore, che praticamente poi è Balanzone, no? Glauco me lo impose, come poi era nella prima scrittura del Goldoni, perché era una specie di gramblò fra modenese, veneto, emiliano, quindi era un personaggio, a me è venuto molto bene, sono molto contento di farlo con Mauri, che grande amico, è un attore che stimo moltissimo. Certo, anche lui è un grande combattente. Grande combattente. Mauri poi è una stella del teatro privato. Quando si parla di teatro privato la gente non lo sa, ma voglio dire sono sacrifici. Perché... Sono sacrifici, però io ho riuscito a fare col teatro privato a crearsi una sua struttura buona e non in perdita. Non in perdita. Glauco è un signor io poi, non è in perdita. Io ho il ricordo di una grande chiacchierata e sono venuto via felice perché mi sono trovato davanti a una persona di una grande intelligenza, un bambino meraviglioso. Dolce, dolce, una persona meravigliosa. Ricordo che parlammo dopo un Macbeth che fece, non quello con la Morricone, dopo fece il Macbeth con la Maddalena Crippa. Comunque torniamo a te. Il Teatro Popolare di Roma. Il Teatro Popolare di Roma è stata un'esperienza interessante, in perdita, naturalmente, perché noi venimmo via dal Teatro Stabile di Bolzano che lo dirigeva Scaparro e ci disse: facciamo una cosa tutta nostra. Va bene, tanto noi non avevamo una lira, però ci buttammo in questa esperienza trascinati da Scaparro, che è il più grande trascinatore, il più grande organizzatore d'Europa a livello proprio di organizzazione teatrale. Sì, sì, va bene, facciamo. Addirittura noi prendemmo in affitto il Teatro delle Arti a Roma. Il Teatro delle Arti a Roma, lì dietro a Via Veneto, in Via Sicilia, era il teatro di Pirandello. Lo prendemmo noi in affitto, dipingemmo i camerini, facemmo tutto, sì. E fu un'esperienza con grandi spettacoli anche. Tu hai citato prima Cirano, Riccardo II, esatto, tanti spettacoli abbiamo fatto. Però la paga era sempre scarsissima. Io mi ricordo che avevo casa a Roma ed era la casa che mi aveva lasciato Pupi Avati, perché lui andava ad abitare in via del Babuino, a me lasciò quella lì vicino al palazzaccio, e il denaro se ne vedeva pochissimo, quindi tutta la compagnia alla sera veniva a casa mia dopo lo spettacolo, no? e mangiavamo spaghetti al tonno. Spaghetti al tonno, ma il tonno non per fare in fretta, perché arrivavamo tardi, sempre dopo le prove, dopo lo spettacolo, il tonno schiacciato così, così sul piatto, un po' di burro e gli spaghetti sopra. Mangiavamo, andavo a letto tranquillo. Conosco di persone che intorno a me si sono offriti di cioccolato, quindi di cioccolato, ma però è stata un'esperienza, abbiamo fatto dei bellissimi spettacoli, li abbiamo portati in giro dappertutto, nel mondo, a Parigi, a Barcellona, a Madrid. Il Galileo è stato un grande, un Galileo però hanno fatto col Teatro Stabile di Roma, quando Maurizio era direttore del Teatro Stabile di Roma. L'abbiamo portato a Mosca, l'abbiamo portato a Madrid, a Barcellona, l'abbiamo portato persino a Berlino Est, quando ancora c'era Berlino Est, prima del crollo del muro. Andammo al Berlino d'Ensemblo con tutti gli attori che ricevettero. È stata una bellissima esperienza, malgrado che abbiamo fatto dei sacrifici economici con il Teatro Popolare di Roma, però è stata un'esperienza artistica molto interessante. Molto. Hai lavorato anche con Roberto Guicciardini. Con Roberto Guicciardini, un inizio tanti anni fa. Una delle prime cose che feci fu qui, quando c'era ancora la compagnia del teatro Emilia Romagna, non so come si chiamava. Una volta era Cobelli. L'Arter, iniziò come Arter. Sì, però si chiamava, c'era Cobelli, poi c'era Guicciardini. Io con Guicciardini ho fatto due spettacoli con la compagnia della... Uno l'ho visto anch'io. Uno era La Vita e Sogno, no, peccato sia Sgualdini, non mi ha fatto il Teatro Stabile di Bolzano. Però era Guicciardini. Sì, Guicciardini, certo. Però lì con l'Arter abbiamo fatto La Vita e Sogno di Calderone della Barca è un testo terribile, interessante, sai, terribile, però Toller, uomo massa. Bello, ma è bello. Uomo massa, capito? Il pubblico rimaneva sconcertato e non capiva niente. Però era bella la scenografia, tutta fatta a tubi innocenti, e noi che andavamo su, venivamo dopo l'esperienza del living, quindi si volevano un po' emulare certe cose, capisci? Ci hai parlato di Baranzone, ma tu hai fatto Baranzone anche nei Cervelli Veneziani, mi pare. Sì, l'ho fatto 3 volte, credo. Io ti ho visto allo Storchio. L'ho fatto nei Gemelli Veneziani con De Bosio, sì. Va bene? Nei Gemelli Veneziani con De Bosio, poi l'ho fatto anche, Goldoni, l'ho fatto anche con Scaparro nel teatro comico. È bello che nel teatro venga fuori poi il sudore. Il sudore viene fuori quando sei in palcoscenico, perché non ti viene fuori quando studi. In palcoscenico, se un attore non suda, vuol dire che non c'è. non ci mette quella forza, che la forza non la si deve vedere, deve essere interiore, perché se l'attore fa vedere la forza vuol dire che esagera, certo? La forza dell'attore deve essere interiore, questa forza interiore ti dà una sudorazione, una spinta tale, e la gente non lo vede, credo che tu parli normalmente, capisci? Invece fatichi molto, perché lavori col diaframma, lavori con la testa, lavori con l'intelligenza. E appunto, per quello che dicevo, bisognerebbe che la gente capisse anche... Sì, bisogna fare scuola per spettatori. In quello che mi dico, oh, sì. Adesso poi ormai il teatro questo sconosciuto, perché... Non bisogna fare scuola per gli attori, bisogna farlo per gli spettatori. Perché almeno negli anni 50-60 c'era prima la radio e poi la televisione stessa, ha fatto propedeutica il teatro. Adesso la gente va a teatro... Ma non ci va se non va a vedere quelli che vedi in televisione. Per dire, dice, ma l'hai visto in televisione chi è? Ah no, allora non ci andiamo. Loro devono vedere quello che vedono in televisione, 2, 3, 4 volte, è una cosa compulsiva, il fatto di vedere sempre quelli, certo, è una cosa compulsiva. E quindi sì, una malattia, è una malattia. Certo, è più immediato. No? Hai visto là fuori? 2 delle 3 porte che danno sul pianerottolo portano un biglietto con lo stesso nome, Carla Gerco. Ebbene, che vuol dire? Le Gerco hanno a destra la cucina e la camera da letto, mentre a sinistra non c'è che una stanza sola, questa, lo studio della signorina Carla. E al centro cosa c'è? Ho subaffittato! Ah. Povere donne, sono rimaste sole, morto il capo di casa, sono cadute nella più squallida miseria. Però sull'onestà non transigono. Non ti credo, Carlo. Bella ragazza, eh? Mi confessa che ti piace? In che senso? Nel senso che c'è qualcosa fra voi due, no? Malato come sono, vuoi che abbia tempo e voglia di pensare alle donne? Ma io dell'abitudine dei malati reali non so proprio niente. Sono gli ammalati immaginari, guarda un po', che sentono molto lo stimolo dell'avventura. Ti credi? Il signor Cosini verrà ancora a trovarmi, seguirà i miei progressi. Il signor Cosini è occupatissimo, non avrà certo tempo per ritornare qui. Proprio occupatissimo non direi. Ma se me l'hai detto tu stesso, 12 ore di lavoro al giorno. E poi adesso sei padre, devi pensare ad una numerosa famiglia. Poi volevo dire anche per il fatto che passa il messaggio che il teatro sia un'occasione mondana. Un'occasione o stancante o pesante. O comunque una cosa pesante, come in genere molti dicono che la cultura è noiosa. La cultura è noiosa. Invece, a me piace molto dire, lo dico, lo ripeto, chi mi ascolta, se qualcuno mi ascolta lo sa già cosa sto dicendo. Mi piace dare un'immagine del teatro, un cortile, una bambina che gioca con una bambola, che gioca a fare la mamma e lei lo sa che non è una mamma, se non fa teatro che cosa? E bisogna far passare questo tipo di messaggi e soprattutto in un mondo virtuale l'importanza della magia, dello spettacolo dal vivo. Assolutamente. Perché io mi ricordo la mia prima volta, avevo 14 anni, e vidi la Magnani al Duse, è stata la mia prima volta. Quello che mi è rimasto impresso, per cui non ho mai più smesso di andarci, ma non era neanche tanto la Magnani, che era pur brava. Ma però si capiva che non l'ho capito col tempo, non però capivo che mi piace, seguivo più Anna Maria Guarnieri di lei. Ah, sì? E lì dopo ho capito che perché sono gli attori di teatro veri. Sì. La signora aveva fatto teatro all'inizio, poi ha fatto il cinema, sono due mondi diversi. Magari arrivava meno, spingeva meno nel direttore. Lei quando urlava che litigava era meravigliosa, quando era normale... Non ti lasciava niente, l'altra bravissima. Ci vuole una tecnica particolare. E l'ho toccato con mano poi dopo degli anni con De Massari e Gastone Moschini, che lei è pur brava, perché poi parliamo di attori bravi, per l'amore di Dio. Però lui è pieno di malizie, che lui dava la scena continuamente, poi 100.000 di queste cose. E quello che mi voglio dire, che mi è rimasto, è quello che invito sempre ad andare a teatro. che poi non è neanche un fatto economico, perché io ho fatto delle file di notte per la seconda galleria del Duse che si pagava meno del cinema. Ma io ho cominciato andando in loggione al Duse, andavo a vedere le riviste, andavo a vedere Tognazzi, Vianello, andavo a vedere Taranto, Macario, La Vandosiris, la Granduchessa e i Camerieri con Bigli e Riva. Poi passai alla prosa andando a vedere dei mattoni bestiali, ma che a me affascinavano, hai capito? Lunga giornata verso la notte di Onirio, l'estro del poeta, sempre di Onirio, hai capito? Requiem per una monaca di Faulkner, capisci? E io l'ho affascinato, e quello che mi affascinava, oltre ad ascoltare gli attori dal vivo, era vedere queste scenografie, che era come vedere un film in cinemascope, che io a teatro ero abituato ad andare a vedere nei teatrini, cioè cose che facevo, al Duse, le luci già colorate di un certo tipo, no? Era come vedere un film in cinemascope. Allora io ero affascinato, pur vedendo dei mattoni di cui non capivo niente. Se oggi mi dice, ma di cosa parla l'estro del poeta? Io non lo so. So tutto Onidi, là magari non lo leggere. Vale anche per me. Comunque ti dico, per anni, io dico che ho subito uno shock una volta. E per anni per me, per Ettore, la felicità era Teatro Duse, buio, silenzio, si correva il sipario. Anzi, prima sentivo, quello che mi colpì la prima volta soprattutto, che avevo sentito gli attori che si posizionavano sul legno. Cioè, è una cosa meravigliosa. Sì. Mi ricordo che questa commedia Aveninchi ballava, c'era un cast stellare, perché c'era la Magnani, c'era la Guarnieri, allora c'era la Aveninchi, e siccome io poi ho fatto vedere dopo, perché poi mi segno tutto, come ti dicevo prima, e c'era Giancarlo Giannini, che faceva... Ma tu non ti ricordi cos'era il testo? Era La Lupa. La lupa, certo. E Giannini diceva due parole a questo ragazzo rosso di capelli che beveva, che spiava la Magnani in un intimo colloquio con Ruggeri, che era poi l'uomo della Magnani. E lui, siccome si era pentito, l'ho visto anch'io la Lupa, sai? E voleva portare a Roma, l'ho visto. Voleva portare per Pasqua la corona di spine, lui vede che parla con lei e dice che la porta ancora la corona di spine, e si fu un gran applauso, perché lui era già apparso una puntata di Davide Copperfield. Eccolo là. Potevamo parlare di Giulio Pizzirani, e Giulio Pizzirani adesso parlerà assieme a Fabrizio Carollo. Io sono il suo passato per questioni di età, e invece Carollo è il presente. Allora Giulia, eccoci qua dopo quasi 4 anni dalla nostra ultima intervista video. A me piace dirlo, perché allora, tu mi hai portato fortuna, tu sei stato il primo ospite della trasmissione Un autore nella cultura, e da lì ormai 4 anni che faccio questa trasmissione, ho intervistato di ogni, però tu rimani sempre il primo. Sei diventato un professionista. Il primo ospite. Tu sei troppo buono, come sempre qua tra i due il professionista non sono certo io. Io ti ho seguito in questi anni, nelle tue ultime produzioni, nelle tue ultime rappresentazioni in America, a Fabulazioni con orchestrina. Queste sono le produzioni che io ho fatto in proprio, no? Esatto. Perché fino a prima io sono sempre stato scritturato nei teatri stabili, in grandi compagnie private, poi ho deciso di fermarmi, ormai l'ho fatto per 50 anni, ho girato il mondo, ho fatto di tutto, dico, mi piacerebbe fare un po' della roba per conto mio. Mi ci sono provato, visto che venivano bene, continuo. Molto bene, tra l'altro... anche se ci rimento del denaro. Quello direi che quando si fa arte e cultura purtroppo la rimessa è sempre garantita. Adesso proprio si rimetto, però grazie a Dio. Tu tra l'altro hai scoperto anche un sacco di giovani talenti. Sì, questo è vero, e sono molto contento. Io sono uno che non vorrà mai fare una scuola di recitazione, anche se mi ritengono tutti quanti molto bravo come insegnante, perché tutti lo vogliono fare. L'insegnante mettono su delle scuole, fanno dei laboratori, hai capito? C'è una famosa frase che dice: chi non sa fare insegna. Allora io ho la presunzione di dire io so fare. Quindi sì, insegno, ma non professionalmente, senza scuola. Vengono da me, io, a me viene gente, anche qua non gli prendo neanche una lira, a me non pagano. Tu insegni proprio in fondi, tra l'altro in un clima accogliente sicuramente. Ma soprattutto mi piace insegnare mettendo su uno spettacolo, e allora mettendo su uno spettacolo imparano facendo il ruolo. Non è che vieni qua, adesso facciamo una poesia, facciamo questo, quest'altro. Fanno il ruolo nello spettacolo, cerco di montarglielo meglio possibile con molte prove, arrivano a un punto focale in cui sono giusti. Io dei giovani attori che sono cresciuti, che potrebbero entrare domani in professione. Confermo. La Vessia De Pasquale, che tu ben conosci, sì, è un'attrice ormai di una professionalità enorme. Capito? Infatti appunto mi ricordo quando l'ho vista in America, e adesso appunto parleremo del tuo ultimo. Tu vedi la differenza che c'era. C'è una differenza incredibile, un miglioramento, lo dico anche a lei. Ma non è neanche miglioramento, è proprio diventata attrice. È diventata attrice. Ce l'aveva già nel sangue. Perché migliorare è poco, è diventare. Infatti si vede proprio questa evoluzione e anche una maggior sicurezza, perché all'inizio che era, diciamo, era convinta, ma aveva ancora comprensibilmente delle insicurezze, come hanno tutti all'inizio. Adesso la vedo molto più... Lo stesso cosa lo sto facendo adesso con le cantanti che ho nell'opera Tre Soldi, no? Che appena mi faccio l'ultima la presentazione, adesso che la presenteremo sabato domani presso il Teatro Pontedera, che dalla Fondazione Borgati, essendo il Teatro Borgati terremotato, allora si fa in questo molto bello, perché è molto bello questo Teatro Pontedera, ha 500 posti, è molto attrezzato, è bello. E questo spettacolo lo faccio anche a beneficenza della ricostruzione del Teatro Borgati. Ma adesso so che comunque andrà anche a Deon, al Teatro Consorziale di Budrio, certo, avrà un po' di giro, sì. È uno spettacolo purtroppo che non mi posso permettere di farlo girare molto, a meno che non mi paghino. Io faccio un appello: vedetelo e se vi piace pagatelo, perché questo è uno spettacolo che mi costa un'ira di Dio. In qualsiasi teatro io vado, se non mi pagate io ci rimetto. Certo. Scusate, un comico da strapazzo che fa un monologo, no, ma è giusto. Pagate me, che ho 25 persone fra ballerini, musicisti dal vivo, cantanti, attori, datemi quello che date a un comico che vi fa un monologo. Anche perché comunque si tende, come dicevi prima con l'attore, il pubblico tende a essere richiamato dal viso noto che è in televisione, ma non conosce il vero talento che c'è appunto nelle compagnie di giovani attori, di attori con un'esperienza che purtroppo non conoscono più neanche gli attori di chiara fama e che facciano solo teatro. Poi vorrei chiarire questo, che Brecht e l'opera da Tre Soldi in particolare è uno spettacolo molto divertente. Come mai la tua scelta è caduta su questa? Ma perché mi è sempre, uno spettacolo che mi è molto congeniale. Io non amo il teatro psicologico, io amo il teatro epico, il teatro brechtiano, il teatro che arriva e che guarda il pubblico mentre reciti anche, capisci? E quindi questo era una cosa che avevo in mente da sempre, poi me lo sono letto, riletto, guardato, e non ho avuto nessuna difficoltà a metterlo in scena. La difficoltà è stato tutto quello che io non so fare, cioè l'organizzazione. Carlo Mazza e Rosa Pezza si sposarono, però il connubio fu infelice, un inferno diventò. Lui diceva: "Costa Pezza ho perduto ogni sollazzo", lei diceva: "Questo Mazza che fastidio che mi dà". Fu così che Rosa Pezza un bel giorno si invadì d'un amico, un certo Pizzo, e con lui se ne fuggì. Pezza e Pizzo senza Mazza se ne andarono a Milazzo. Il cornuto Carlo Mazza sono io, eccomi qua, ma se incontro Rosa Pezza a Milazzo insieme a Pizzo, ma sicuro faccio il pazzo, poi vedrete se lo fo, ce lo fo. Dopo un mese di carezze Rosa Pezza cosa fa? Lascia Pizzo e con ebbrezza ad un altro il cuore dà. Questo tale un certo Cozzi, possidente di Terlizzi, si invalisce come un pazzo e la porta insieme a sé. E così mentre la Pezza con il Cozzi se ne va, lascia Pizzo che si inghiozza per la cruda infedeltà. Pezza e Cozzi senza Pizzo se ne andarono a cagazzo. Il caprone Carlo Mazza sono eccomi qua, ma se incontro Rosa Pezza, Gaiazzi insieme a Tozzi, ma sicuro faccio il pazzo, voi vedrete se lo fa. Una cosa, ti svelo un mio piccolo segreto. Allora, all'inizio anch'io devo dire che avevo, diciamo, prediligevo un teatro, infatti questo lo dico proprio perché tu mi hai coinvolto maggiormente nel teatro. Tu hai questa grande capacità di adattamento, di riduttore, se posso dire che c'è un grande riduttore. Cioè, non è che mi considero, mi sono trovato a farlo e dico, ma forse c'è una mano divina che mi guida, perché quando io riduco un testo ci metto un giorno e mezzo e mi viene benissimo, non so perché. È un talento naturale, tu pensi? No, sarà come un pittore che farà, poi non so neanche fare la mia firma. Forse non è strana la tua grande passione per il teatro. Ma tutto quello che vuoi, forse sì. Ma ti dico che io so che cosa devo mettere e che cosa voglio il pubblico in quel momento e come deve chiudere una scena. E tra l'altro c'è anche la volontà dopo di andare a scoprire anche altre opere dell'autore che tu vuoi. Certo. Sì, perché cioè, hai questa, e poi tra l'altro personaggi, tu hai secondo me anche un'altra grande dote che è quella di dare, cioè io vedo che ogni personaggio è quella, cioè ogni attore è quel personaggio. Bravo, perché ogni attore non deve essere di servizio, anche un attore che dice 5 battute deve essere protagonista di quelle 5 battute, capisci? E io voglio portare gli attori a quel livello lì. Sì, no, questo sì. Visto che io ho avuto dei grandi maestri che mi hanno portato a quel livello, la mia ambizione è trasferire questa esperienza cinquantennale, guardando in macchina, va bene? Cinquantennale, ed è giusto trasferirla, voglio trasferirla per chi ne ha voglia. Grazie a Dio sono circondato da persone che ne hanno voglia, perché chi non ne ha voglia se ne va. Infatti mi viene da pensare che tu, cioè appunto avendo scoperto tutti questi grandi giovani talenti del teatro, tu sei ottimista anche verso il futuro del teatro. Sono ottimista perché sono ottimisti loro, nel senso che lo vogliono assolutamente fare. Ti hanno contagiato? No, io non devo essere contagiato, io l'ho fatto e lo faccio, per cui non mi contagiano. Ma non dirò mai a loro, guardate ragazzi che è dura. Io dico fatelo, se ne avete voglia di farlo, fatelo. Saranno cazzacci vostri, come lo sono stati miei, però fatelo, non prendetevi nessuna preclusione, fatelo. Ma questo lo dico solamente a chi vedo che lo può fare, a chi vedo che non lo può fare non dico niente. Non dico niente, gli sorrido, carino, sì, però non gli faccio dei discorsi. E se... Quelli che faccio dei discorsi sanno che... Ti voglio fare una domanda un po' surreale che è nelle mie corde. Se Brecht vedesse il tuo spettacolo, cosa pensi che... Bravo. La mia presunzione mi dice che sarebbe contento, perché io ho visto tante edizioni, sai adesso con la televisione, con il computer possiamo andare su YouTube e vedere tante cose. Ho visto tante edizioni di questo, erano dei trailer, delle piccole cose, ma delle cose fatte d'un male, fatte cialtronescamente, brutte, capisci? Il mio spettacolo non è innovativo, il mio spettacolo si rifà a quello che fece Streber, naturalmente con meno cose, però tenendo presente quella lezione e anche una lezione di oggi aggiornata al gusto di oggi. Il mio sarà uno spettacolo molto divertente, ma molto divertente. Come lo sono stati con tutti gli altri. Perché non posso fare uno spettacolo, io se faccio uno spettacolo io voglio che il pubblico stia così sulla sedia e che non mi molli. Se il pubblico mi molla vuol dire che io ho sbagliato, capisci? Ho questa presunzione, anche se faccio un monologo che dura un quarto d'ora, devo star lì in un quarto d'ora e tenerli, se non li tengo ho sbagliato. E da parte dei giovani attori che recitano da tempo con te nei tuoi spettacoli, c'è mai stata soggezione nei tuoi confronti, nel senso che inizialmente c'è... Condividere la scena con Giulio Pizzirani? No, non condividere la scena. Inizialmente c'è una soggezione che si tirano indietro, fanno, ma poi dopo conoscendo me che sono compagnone, lui. E a proposito di questa soggezione che tu mi dici, io recitai nel Caligola di Cavour con Giancarlo Sbragia ed ero suo coprotagonista, quindi significa essere alla pari con lui, no? E la grande lezione di Giancarlo, che è stato il mio grande maestro, le prove, cominciò a dirmi no, tu sei coprotagonista, io sono Giancarlo Sbragia, ma tu in scena non devi sapere che io sono Giancarlo Sbragia, tu devi sapere che io sono Caligula e tu sei Ericone, qui tu devi fare Ericone, non Giulio soggetto a Giancarlo Sbragia perché è il primatore. Dopo questa lezione io feci l'Ericone a livello di Giancarlo che faceva Caligula. Alla fine della compagnia, dopo 6 mesi di tournée, mi ricordo che questa compagnia finì a Rimini al Teatro Novello, no? Andavamo tutti a cena e Giancarlo, di fronte a tutta la compagnia, che era una compagnia di grandi attori, c'era Sergio Fantoni, Ivo Garlani, la Valentina Fortunato, Gigi Vannucchi, si alzò in piedi Giancarlo dicendo: ragazzi, signori, amici, dobbiamo ringraziare Giulio perché ha fatto un grandissimo lavoro ed è stato a livello di tutti quanti noi. Grazie Giulio. Io naturalmente commosso, non mi vengono le lacrime, mi invecchiai e adesso mi stanno venendo le lacrime, allora non mi venivano. La compagnia cos'era? Gli associati della Croce? Ma tu ne sei una più del diavolo. E gli attori che ti ho nominato naturalmente li conosci tutti, no? Li adoravo. Vedi? Ti faccio l'ultima domanda, perché il tempo purtroppo è tiranno. Visto che siamo appunto alla trasmissione Incontri a Bologna e siamo in questa città, te lo chiedo quasi con timore, la vita teatrale di Bologna, come la vedi adesso, come la vedrai, come pensi che sarà? Non la conosco, conosco quello che faccio io con i miei amici e con chi mi frequenta, ma io non so che cos'è la vita teatrale bolognese, non conosco nessuna compagnia che agisca sul territorio, a meno che non lo elenco così, ma non le ho mai viste, non le ho mai viste cosa fanno. Ma non è un fatto di dire che le snobbo, magari sono bravissime, però io mi sono chiuso in una mia torre d'avorio nel quale io faccio le mie cose, poi gli altri avevano la loro torre d'avorio e fanno le loro, ma se poi qualcuno venisse da me e mi chiedesse di collaborare, parliamo e vediamo, non è che mi precludo delle cose, non lo so, però a Bologna... È chiaro che a Bologna c'è una situazione che non è stata bella e che speriamo diventi bella. Cioè, l'Arena del Sole non è che ha brillato come un teatro stabile importante a Bologna, capisci? Compagnie, non ce ne sono di compagnie. Poi se mi parli di attori, c'è la scuola di Vittorio Franceschi che è una scuola importante, per cui se Vittorio Franceschi, io ho visto l'anno scorso Vittorio Franceschi in una sua bellissima riduzione del cappotto di Gogol, e quello è stato uno spettacolo importante per me. Lo vogliamo chiamare uno spettacolo fatto a Bologna perché l'ha fatto con l'Arena del Sole? Sì, allora se andasse avanti in questa direzione il teatro bolognese io sarei ben contento, mi piacerebbe essere inserito in un contesto del genere. Presuntuosamente ti dico che non voglio affiancarmi a nessun'altra che ci sia a Bologna perché non la vedo a un livello professionale che mi interessi. Ho capito. Bene, prima di chiudere vogliamo parlare, perché sì, il teatro è stato molto importante per te, ma tu hai fatto anche il cinema. Sì, beh, tu hai avuto questa parentesi cinematografica con Pupi Avati, soprattutto tu hai, mi ricordo particolarmente perché io sono un appassionato appunto del genere più d'orrore, mi ricordo la tua partecipazione alla Casa delle Finestre che ridono. Non ricordo la Casa delle Finestre che ridono. Tra l'altro una brutta morte, ma c'è voluto proprio già uno stuntman d'eccezione. No, lo stuntman era un manichino. A quei tempi ancora c'erano. Lo stuntman era un manichino e poi si vede me, l'abbiamo girato a Roma quella scena lì, e poi dopo si vede a mia terra tutta insanguinata, però chi cade alla finestra è un manichino. L'esperienza con Pupi è un'esperienza che ci vorrebbe una puntata solo per narrarla, perché però so, tu ti ritieni più teatrale? No, assolutamente, a me il cinema non interessa, non mi è mai interessato. C'è il contatto col pubblico. Ma non è il contatto col pubblico, io mi sento teatrale nel modo di esprimermi, io in teatro mi esprimo con la voce, con i miei movimenti, faccio quello che voglio, in cinema non sono bravo, mi sento limitato, non posso esprimermi a modo mio. Forse non ti senti padrone del vapore, non perché forse il cinema, il film è del regista e l'attore partecipa forse più passivamente, o no? Poi sì, ma poi il cinema è fatto dal regista. Esatto. Esatto, sì, hai meno poi gli attori diventano importantissimi perché si sono creati degli alunni attorno. E ti dirò anche una cosa, che oggi io, ma molto tardi, perché io sono arrivato a fare la regia molto tardi, ma forse ci sono arrivato perché ho avuto una grande esperienza teatrale e ti devo dire che mi riesce molto bene anche fare regia. Però se io dovessi pensare di fare una regia cinematografica non saprei da che parte cominciare. Tra l'altro adesso c'è stato anche, secondo me... Tutti hanno l'ambizione di fare regia teatrale, io non ce l'ho. Tra l'altro secondo me c'è stata anche la... Non saprei da che parte prenderla. Quando a me fanno la famosa domanda: ma come cazzo fai tutte le sere a ripetere sempre le stesse cose? Non è vero, tutte le sere no, non cambia niente, ma sei tu che ti metti a confronto con te stesso e dire: ieri sera l'ho fatta bene, riuscirò a farla bene anche stasera, ma senza cambiare niente, essere sempre nella forma giusta per poter dare il personaggio al massimo, ma non cambiando parole, cambiando... Certo. Essere devi essere tu l'astronauta, no? In quel momento dici: io la navicella la devo portare sulla Luna, come l'ho portata, e se sbagli una cosa non è, scadi in qualche cosa. Cioè, è una lotta con te stesso. Devo essere bravo anche stasera, quindi il fatto di essere bravo anche stasera ti porta a ripeterti, nel senso che non dice: ah, doverlo fare anche stasera, no? Certo. Mi sfido anche stasera. Anche perché il pubblico poi cambia, quindi il pubblico cambia, quindi è diverso anche il rapporto. Le reazioni stranamente hanno riso su questa battuta, ma perché che non hanno mai riso? Allora tu ti chiedi: certo, ma avrò sbagliato io, ho sbagliato un tempo, quindi è tutto un lavoro di costruzione. È bellissimo, molto, molto meraviglioso. È meraviglioso, è divertente, poi ci pensi il giorno dopo anche, capito? Sei sempre chiedo. Allora, possiamo dire una cosa, sì. Si dice che, in genere si dice, dovresti dire anche tu, che gli attori di teatro scrivono sull'acqua. A me, per concludere, mi piace di dire: sì, scrivono sull'acqua, ma rimangono impressi nella memoria di chi li ha visti. Vabbè, una bellissima frase, certo. Scrivono sull'acqua anche perché... Sì, la sera quando vai da teatro, esci da teatro, se hai fatto un bello spettacolo, al pubblico rimane qualche cosa, se hai fatto un brutto spettacolo rimane niente. Ma io, sai, scusa Giulio, lo vedo anche come, ad esempio, uno spettacolo ripreso dal teatro e ripreso in televisione, secondo me è un po' snaturato, trovi? È vero. Perché è un conto la tua... già il fatto anche tecnico che tu hai la visione di insieme, la telecamera deve inquadrare quello che parla, l'altro muore, no? E quindi così. E forse c'è anche questo fatto che la televisione non fa più teatro perché c'è la diatriba, se farlo in studio, se farlo in teatro. Il teatro dovrebbe essere consumato a teatro. Dovrebbe essere consumato a teatro. E quindi di conseguenza è appunto da lì lo scrivere sull'acqua. Sì. E direi che non ci resta altro, ci sarebbero ancora tante altre cose. Già possiamo fare altre puntate. Esatto. Dobbiamo fare diverse tappe con Giulio. Ci sto. Comunque noi invitiamo tutto il pubblico ad andare a vedere. Vogliamo dire la data? Sì. Allora, io debutto sabato 27 al Teatro Pandurera di Cento. Poi dopo avrò delle date qui a Bologna, al Teatro Deon, sono il 14, 15, 16 di novembre, che sarà un venerdì, sabato e domenica. Poi avrò a Budrio, al Teatro Consorziale, credo il 5 e 6 dicembre. E poi date a venire, se questo spettacolo me lo pagano, perché fino adesso l'ho pagato solo io. Allora noi incrociamo le dita per te. No, innanzitutto venite a vederlo perché è uno spettacolo... Raramente potrete rivederlo, dato che è divertente, spettacolare, musica dal vivo, cantanti e ballerini. Perché dico raramente? Sarà difficile vederlo, perché nessuno affronta un'operazione del genere, perché è un'operazione con 20 persone in scena, con cantanti, ballerini, musicisti dal vivo, i tecnici, non se la permettono più neanche i teatri stabili. Un cretino come me se l'ha permesso. Allora ti correggiamo. Io ho sbloccato un'assicurazione in banca per poterlo fare, ma ho detto, ho una certa età, e ribadisco guardando in macchina, ho una certa età, perché non voglio permettermi questa bella gioia? E io me la sono permessa. Allora ti correggiamo, sei solamente un grande appassionato. E come disse una volta Anna Proclemer, il teatro è un amante esigente ed egoista. È molto, 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 molto esigente, egoista, però gli perdoniamo l'egoismo. Eh beh, siamo innamorati. Essendo innamorati è così. Certo. Grazie Ettore. No, grazie Giulio. Altro grazie a voi che siete stati degli intervistatori di una professionalità rara, perché quando io devo fare un'intervista dico sì, però chiedete, altrimenti sono sempre qua io che non so che dire, fate delle domande, tu sei meraviglioso a fare domande. Grazie. Lui pure, per cui non ho avuto difficoltà a parlare, no? Ci saranno ancora tante altre puntate in compagnia di Giulio Pizzirani, certo, sicuramente, e andremo anche a conoscere meglio i tuoi giovani italiani. Ah sì, potrebbe fare una volta che avete voglia con tutti loro. Senz'altro. Bene, grazie ancora, per oggi è tutto. E al prossimo appuntamento.